è sempre così, non cambia mai, è sempre così. Si muore proprio qui dentro, la fognatura pure. Quando piove è meglio di stare fuori, non dentro. Qua ci sono più di 100 bambine che vivono allo stato di degrado e con la pericolosità che qualche bambino o si fulmina o va a finire nel liquame. Un odore nauseabondo di liquami e putrefazione è quello che si sente appena si mette piede nelle palazzine popolari di San Pietro Lametino. Qui la fogna scorre in strada, ma non solo. Più di una volta coloro che hanno le abitazioni al piano terra si sono ritrovati versamenti fognari in casa. Una vera e propria emergenza ambientale ed igienico-sanitaria segnalata più volte ma senza esito, come ci racconta quest'uomo che ha fatto denuncia per disastro ambientale. Abbiamo fatto delle denunce, quantomeno avvisi all'ASP, avvisi al comune, e nessuno si è degnato di intervenire, non si sono degnati neanche di mandare l'autospurgo. Il tutto in un quartiere abitato per lo più da cittadini di origine rom, costellato da discariche, rifiuti in strada, appartamenti che hanno preso fuoco, altri che sono stati smantellati e distrutti, italiani che si sono dati alla fuga. Tiziana Bagnato per l'ACNews 24.